Grazie. Allora, beh, si fa un gran parlare, si sentono spesso nominare i linked open data, e effettivamente è qualcosa, beh, sicuramente di interessante, ma di dati ce ne sono effettivamente un sacco, in rete, in diverse forme. Quando si parla di linked open data, si intende un sottoinsieme particolare che è sufficientemente strutturato da poter essere facilmente gestito e collegate basi di dati di origine diversa. Sicuramente di dati ce ne sono molti, non ce ne sono abbastanza, soprattutto se pensiamo in termini di quello che è open e quello che non lo è, però ci sono. Il punto è trovare un modo per avere un modo per poterli utilizzare, per cui poterli interrogare ed estrarre informazioni dai dati che sono presenti in giro. E questo è il tema che introdurrò in questo intervento. Quindi, per prima cosa parto a introdurre e richiamare per chi le conosce gli strumenti e le caratteristiche che sono alla base di questo, diciamo, del mondo dei linked data. In questo contesto, i dati, diciamo, il database, le basi di conoscenza sono strutturate non come i più classici e storicamente diffusi database relazionali o in modi simili, ma con qualcosa, una forma che forse è anche più comune, ma in altra maniera, che è la struttura che è quella di una frase della lingua naturale, in un certo senso. Cioè come terne soggetto, predicato, oggetto. Per intenderci, parliamo di cose come espresse in termini di lingua naturale, il sole è una stella, il sole è il soggetto, essere è il predicato, una stella è l'oggetto. Oppure il sole ha colore giallo, il sole è soggetto, ha colore predicato, giallo, oggetto. Questo non è esattamente in linea con quello che magari la mia professoressa, la mia maestra delle elementari avrebbe detto in termini di analisi di logica, però è una semplificazione che, diciamo, è una modellizzazione che funziona in questo contesto. O ancora, per fare un altro paio di esempi, il sole è parte del sistema solare, il sole soggetto è parte di predicato. Sistema solare oggetto. Il Sole ha massa 1.988.550.000 iottagrammi, numero ovviamente facilissimo da immaginare, e così via. Quindi soggetto, che in questo caso è sempre lo stesso, predicato che varia, e oggetto di diverso tipo. Questo è un modello di descrizione delle informazioni molto generale, che si può ritrovare in diverse circostanze. Il punto che utilizzo, la cosa che utilizzo nel resto dell'intervento come fonte di esempi sarà Wikidata. Wikidata naturalmente perché lo conosco bene, ma anche perché è una base di dati libera. Con informazioni e dati variegati e ampi, per cui ci si trova abbastanza roba ed è facile quindi fare degli esempi che abbiano un senso. Per chi non lo conoscesse, è una base di conoscenza libera, nel senso di sotto licenza libera, in questo caso CC0, quindi ci si può fare quel che ci pare, ed è quella su cui si poggia Wikipedia e che vive a fianco come progetto parallelo a Wikipedia. Wikidata è basata su un insieme di unità che sono chiamate elementi, per ognuna delle quali vengono fatte delle dichiarazioni.
Mantenendomi sugli stessi esempi, questo che si vede è un estratto della pagina dell'elemento Sole, quindi ho questo elemento che rappresenta il Sole, che ha un suo identificatore che è Q525, quindi dal punto di vista di Wikidata la cosa fondamentale è l'identificatore Q525, Sole è un'etichetta che gli diamo in italiano per chiamarlo, e poi ci sono una serie di dichiarazioni. È un'istanza di nana gialla, cosa un po' più precisa che dire che è una stella, è parte del sistema solare e così via, molte altre. È espresso in una maniera, visualizzato in una maniera leggermente diversa, ma è lo stesso schema di prima, per cui soggetto sole, predicato istanza di, oggetto nana gialla. Questo mi serve per tradurre le frasi che ho scritto prima in qualcosa che sia più maneggevole dal punto di vista di un computer. Quindi eravamo partiti dalle frasi soggetto, predicato, oggetto. La prima frase che avevo citato, che prendo come esempio, il sole è una stella. Come la posso tradurre? Prima di tutto, non dico è perché il verbo essere è un pochino troppo generico. Quello che sto intendendo è il sole è qualcosa che è nella categoria delle stelle. Lo diciamo con istanza di. Quindi il Sole è istanza di stella. A questo punto io ho visto che per il Sole ho associato un elemento che ha un certo identificatore, quindi sto parlando di un Q525. Similmente la stella, il concetto di stella, ha un suo identificatore, che è Q523. Sono abbastanza vicini, ma è solamente perché quando sono stati inseriti, beh, sono concetti simili e li ha messi lì. Però questo non ha nessun significato. Quindi so che Q525 è istanza di Q523. Come esprimo è istanza di, anche questo avrà un suo identificatore all'interno di Wikidata. I predicati sono le proprietà della schermata precedente. Il codice a cui si corrisponde la proprietà istanza di è P31. In generale, tutti gli elementi hanno un codice che inizia con la Q, tutte le proprietà hanno un codice che inizia con la P. Quindi la mia frase iniziale, il Sole è una stella, diventa Q525 P31 Q523 punto. Il punto lo mantengo sempre perché mi definisce il termine della frase, e questa è una cosa che ha senso non solamente nella lingua naturale, ma anche in questa circostanza. La stessa cosa la posso fare con tutte le altre frasi che ho espresso, per cui il sole a colore giallo, Q525, P462, Q943, proprietà colore e elemento giallo. Il Sole è parte del sistema solare Q525, P361, Q544. Il Sole ammassa quel numerone Q525, P2067, 1.988 milioni, cioè 1.988 milioni 550.000 gli ottagrammi. La quantità naturalmente non ha un oggetto, un elemento corrispondente all'interno di Wikidata, ma è semplicemente un numero con unità di misura. In generale, in tutti questi casi, il soggetto e il predicato avranno un qualche identificatore associato. L'oggetto non è detto, perché potrebbe essere un numero, potrebbe essere una stringa o qualunque altra cosa. Siamo al primo passo della traduzione. Come faccio a gestire, diciamo, ad avere una rappresentazione di queste cose che sia univoca? Io posso associare un
URI che sia pienamente qualificato. Però questo è una cosa forse che per il momento non ci interessa troppo. Quindi adesso ho descritto un modo per rappresentare i dati attraverso delle triplette che di fatto sono delle frasi. Il passaggio successivo, una volta che ce li ho, è estrarre delle informazioni da questi dati. Quello che mi serve è una lingua, un linguaggio per interrogare il database e avere delle risposte. È quello che nei database relazionali fa SQL. Nel caso di RDF c'è un linguaggio specifico che si chiama Sparkle. Sparkle, sigla ricorsiva come al solito che si sono inventati un po' per avere qualcosa che avesse un buon nome, e anche Sparkle in qualche modo la sintassi la possiamo ricondurre alla sintassi, non dico con cui facciamo una domanda, ma comunque come che possiamo utilizzare per descrivere delle categorie di oggetti. Quindi se noi vogliamo domandarci quali sono le stelle del sistema solare, domanda non molto interessante perché sappiamo tutti la risposta e non è molto complicata, però prendiamola come esempio e vediamo di tradurla in qualcosa che sia comprensibile. Quindi prima di tutto quello che sto chiedendo davvero è quali sono gli elementi che sono stelle e che sono parte del sistema solare. Cioè sto chiedendo di selezionare ogni elemento tale che l'elemento è una stella e l'elemento è parte del sistema solare. Abbiamo visto delle proprietà e degli elementi che corrispondono al concetto di essere un'istanza di, essere parte di, essere stella e sistema solare, quindi sarà selezionare ogni elemento tale che l'elemento è P31 e Q523 e simile sotto. Qua vedete dei prefissi, i prefissi serviranno poi per chiarire che la prima è effettivamente una proprietà e che il secondo è effettivamente un elemento. Quindi siamo a questo, utilizziamo delle graffe invece dell'elenco puntato che non sta tanto bene. Ho questo elemento, seleziono ogni elemento tale che l'elemento, questa sostanzialmente è una variabile, quindi la rappresentiamo nella maniera che Sparkle ha di avere una variabile, di indicare una variabile che è premettendoci un punto di domanda. E per ultima parte passiamo di fatto un po' all'inglese dicendo select elemento col punto di domanda, where valgono queste due cose. Quindi qua quello che io sto dicendo con questa con questa espressione che è la nostra prima query Sparkle, sto chiedendo di selezionare tutti gli elementi dove valgono, per cui valgono queste due affermazioni, che l'elemento è un'istanza di stella e che l'elemento è parte del sistema solare. Abbiamo la nostra query, quindi possiamo passare ad eseguirla. Cambio la condivisione per e arriviamo a questo. Questo è un è la pagina web a cui potete arrivare andando su query.wikidata.org e questo è uno l'altro motivo per cui ho scelto di utilizzare Wikidata come esempio, perché è facile mostrare, è facile fare delle interrogazioni a un posto facile dove utilizzare, dove avere gli esempi con alcuni con alcune cose aggiuntive che possono fare comodo. Quindi io posso mettere la mia query, la eseguo e mi dà i risultati. I risultati purtroppo stavolta ci va male e non ci dà nessun risultato. Come mai? Non perché sto dicendo che non ci sono stelle nel sistema solare, ma perché sono stato impreciso nella prima riga. Cioè noi abbiamo detto qualcosa che sia un'istanza di stella, ma come forse avete notato nella screenshot di Wikidata che ho fatto vedere all'inizio,
il Sole non è spesso come un'istanza di stella, ma come un'istanza di nana gialla, che è una sottoclasse di una sottoclasse della stella. Quindi cercandolo solamente in questa maniera non me lo trova. Dove fare una query leggermente più complicata che mi dica vai a cercare ciò che è o un'istanza oppure una sottoclasse di un'istanza di una stella. Lasciamo parte un attimo questo e proviamo a fare un paio di altre query di esempio per descrivere il sistema. Rimanendo su cose facili e che tutti conosciamo, posso provare a chiedere quali sono le province della Lombardia. Allora, qua magari invece di dire elemento dico provincia, perché mi piace di più, e chiedo che provincia sia un'istanza dell'elemento che rappresenta le province d'Italia all'interno di Wikidata. E qui utilizzo una cosa comoda di questa interfaccia, non ho bisogno di ricordarmi a memoria il codice o di andarmelo a cercare a parte, posso iniziare a scriverlo, premere CTRL più spazio e mi dà un suggerimento, che è la cosa giusta. Chiedo poi che la provincia sia una suddivisione amministrativa, che è la proprietà 131, della Lombardia. Conto lo spazio e ho la Lombardia. Eseguo e inizio a trovarmi un po' di risultati. Mi dice che in Lombardia ci sono 11 province che sono rappresentate da questi codici di Wikidata. Questo non mi torna troppo anche stavolta perché in Lombardia le province sono 12. Almeno così si studia a scuola. Quindi, che cosa può essere andato storto? Beh, per capirlo, utilizzo un'altra cosa comoda di questa interfaccia, che è la possibilità di vedere, di aggiungere in maniera quasi automatica delle etichette che ci dicano che cosa sono questi codici, perché è vero, io posso cliccarci sopra e scoprire che cos'è, ma non è comodissimo. Se io aggiungo questa riga, di cui non è troppo interessante capire adesso che cosa significa esattamente, ma possiamo prenderla come una stringa magica che utilizziamo ogni volta che serve, mi crea automaticamente per ogni variabile una variabile associata di questo tipo, per cui da provincia o provincia label. Se io gli chiedo di selezionare provincia e provincia label con queste cose e rieseguo, ritrovo l'identificatore Wikidata che vedevamo prima, ma anche il nome di quello che rappresenta. E da questo inizia ad essere più facile capire che quello che manca è la provincia di Milano. Perché da qualche anno hanno deciso che non si chiama più provincia di Milano, ma si chiama città metropolitana di Milano. Quindi, se vogliamo comprenderla, avremo bisogno di dirgli di prendere ciò che è una provincia d'Italia, oppure una città metropolitana d'Italia. Oppure si fa racchiudendo queste cose nelle graffe e utilizzando la parola union, per cui provincia è un'istanza di provincia, oppure provincia è un'istanza, sì, di città metropolitana d'Italia, punto, e graffa chiusa. E a questo punto ci sono e ho trovato le mie 12 province o città metropolitane d'Italia. Se adesso volessi fare un'altra cosa che anche qui dovremmo sapere dalle elementari, ma sicuramente almeno io non mi ricorderei mai a memoria,
che è quante, per ogni regione, vedere quante province contiene, posso ragionare alla stessa maniera, per cui mi prenderò un'altra variabile regione e a questo punto ci metto direttamente l'etichetta. E cosa saranno queste cose? Avrò che la regione è un'istanza, ancora una volta, di qualcosa che si chiamerà Regione d'Italia. Regione d'Italia, le province hanno queste caratteristiche e a questo punto la provincia però non è una suddivisione amministrativa della Lombardia, ma una suddivisione amministrativa della regione. Proviamo a eseguire e avrò l'elenco di tutte le province e le città metropolitane d'Italia e la regione a cui appartengono. Io però volevo raggrupparle per provincia, quindi devo elaborare ulteriormente questa query per dirgli di raggrupparle per regione. Come faccio? Ho un costrutto che è group by regione e regione label perché sono le cose che devono essere uguali da entrambe le parti e a questo punto non potrò più utilizzare qua provincia provincia label perché perché sto facendo un raggruppamento, ma quello che voglio avere è contare il numero di province, quindi faccio una cosa del genere. Ed eccoci qua. Quindi cos'è che ho fatto? Mi sta guardando tutte i gruppi di regione, etichetta della regione, che è la stessa cosa, e provincia, raggruppa ciò che ha la regione uguale e associa a questo il numero di differenti province che ci sono all'interno. Magari posso anche ordinarlo per numero di province e ho il mio risultato. Anche qua vedo qualcosa che non torna, però, perché ho 18 risultati e mi pareva che le regioni in Italia fossero 20. E anche i numeri forse non tornano proprio tutti. Cos'è che non funziona? Ci sono due cose. Uno è che ho detto di selezionare le regioni, ma alcune cose sono regioni a statuto speciale, che hanno un altro elemento di Wikidata. Quindi dovrei fare lo stesso discorso che ho fatto qua per unire anche le regioni a statuto speciale. E poi non tutte le regioni hanno le province, la Sicilia ha i liberi consorzi comunali, quindi qua dovrei aggiungere un altro caso. E poi un altro caso ancora ce l'ha il Friuli, per cui la query si complica un pochino con altri elementi, ma che però non cambiano particolarmente la sostanza. L'ultimo esempio che volevo fare è un caso, una query ancora un pochino più complicata, che viene fra l'altro dagli esempi standard di Wikidata, per cui la copio pari pari e ci saranno anche i commenti in inglese, ed è una query che va a vedere quali sono le principali città con i sindaci che sono donne, che è uno degli esempi che facevo anche nell'abstract del talk. Questa è un po' più complicata, beh, proviamo ad eseguirla in primo luogo, e questo mi dà i primi 10 per popolazione, perché il limite a 10 ha senso perché sono parecchi, quindi meglio. Oh, così facciamo.
Quindi sarebbe lungo ed oneroso calcolarli tutti. Ho la città con l'etichetta e il sindaco e l'etichetta e il nome del sindaco. Qua che cosa sto facendo? Sto facendo un po' di cose. Uno è rispetto a quello che conoscevamo, sto prendendo una variabile città che è un'istanza di città. Fra l'altro, altra cosa comoda di questa interfaccia, se passo su un identificatore, mi dice che cos'è con un tooltip. E qui c'è quello che vi dicevo, serve nel caso già della stella e del sole. Abbiamo il nostro P31 che ci dice che è un'istanza di, ma anche questo barra P279 asterisco, che è sottoclasse D. Questa cosa significa che City deve essere una sottoclasse, di una sottoclasse, quante volte vogliamo, di qualcosa che ha istanza, cioè che deve essere istanza di qualcosa che ha una sottoclasse, di una sottoclasse, di una sottoclasse, quante volte vogliamo, di una città. E questo ci risolve il problema di prima. Quello che avremmo dovuto fare con il sole è lo stesso discorso. Sole, P31 barra P279 asterisco e poi distanza della stella. In quella maniera l'avremmo trovata. Poi alla città voglio vedere qual è il sindaco, e questo lo faccio utilizzando la proprietà capo del governo, proprietà generica però. Si applica anche in questo caso. E qui però vediamo un prefisso P che è diverso dal prefisso WDT che abbiamo visto prima. Questo perché abbiamo bisogno di estrarre un po' più di informazioni. All'interno di Wikidata è vero che ho questa struttura in cui ci sono gli elementi, le dichiarazioni con dei valori, però ci sono anche molte informazioni in più, cioè hai un valore, ma puoi avere ad esempio una fonte, puoi avere dei qualificatori che sono degli altre sottodichiarazioni e tutta una serie di altre cose associate. Questi vanno un po' al di là dello schema semplificato che ho detto all'inizio, ma in realtà rientrano comunque all'interno della stessa struttura, cioè sono modellizzate come delle terne soggetto, predicato, oggetto che utilizzano degli elementi intermedi. Per cui in questo caso l'oggetto non è il sindaco, ma l'oggetto è la dichiarazione che quella città ha come sindaco la tale persona. Questo ci permette di ad esempio, in questo caso, di verificare un qualificatore che è la data di termine, per cui assicurarci di escludere i casi in cui quello che stiamo guardando in realtà non è più il sindaco. Questa riga è quella che ci dice che il sindaco è una donna, quindi P21 sesso e genere, e questa cosa lunga sarà femmina. E per ultima cosa, stiamo guardando qual è la popolazione della città con la proprietà 1082 e ordinando per la popolazione in ordine decrescente e prendendo i primi 10. E questo è il risultato. Se restringessimo se volessimo restringere all'Europa o all'Italia, per dire, basta aggiungere la relativa modifica. E giusto per confermare che quello che ho detto prima è vero, se torniamo sulla prima query che abbiamo visto, che è quella che ci dovrebbe far trovare il sole, ma non ce lo fa trovare, se qua faccio lo stesso trucco che è aggiungere la sottoclasse B 279, quante volte voglio, a questo punto trovo il sole e ne trovo due. Questo è un altro problema, però lasciamolo.
per un'altra volta. Bene, allora grazie Lorenzo. Non c'è tempo per le domande perché abbiamo comunque un po' sforato le tempistiche, ma ti invito a partecipare al nostro gruppo Telegram, dove se qualcuno avrà poi delle domande di approfondimento potrà eventualmente metterle, o eventualmente ci sarà la maniera di girartele tramite i tuoi contatti. Quindi grazie per essere stato con noi e aver condiviso la tua esperienza su questo topic. Grazie a voi.